Stabilire se la funzione f di x uguale h di x fratto g di x con h di x che è l'arco tangente di 1 fatto x meno pi mezzi e g di x che è il seno di x tutto elevato alla 3 mezzi è integrabile in senso improprio sull'intervallo 0,1, 0 escluso, 1 incluso. Ciao a tutti e buon sabato. Claudio Giampaolo, così mi scrive, immagino che Giampaolo sia il cognome, come il cognome dell'allenatore della Sampdoria, che tra l'altro. Ma sei mica parente di. No, che, mi scrive da Genova, quindi. Parente, figlio magari di Marco Giampaolo, che era allenatore della Sampdoria. Egregio ingegner Marcello Dario Cerroni, seguo spesso i suoi video per dissipare dubbi piuttosto che approfondire argomenti. Ne approfitto per ringraziarla a nome di tutti gli studenti dell'Ateneo Genovese. Mi chiamo Claudio, appunto, già detto, e le scrivo da Genova. Frequento la facoltà di ingegneria biomedica, che è una facoltà, devo dire, che ultimamente fa molto di moda, è molto frequentata, e le volevo proporre questo esercizio da risolvere. Dire se la funzione, appunto, l'esercizio, dice, il libro ne propone una risoluzione non chiarissima, che comincia con l'asserire che il limite per x tende a 0 da destra tende a meno infinito. Le chiedo, un errore chiaramente immagino del T9, e se gentilmente potesse darne una risoluzione tratta dal libro Integrali in proprie funzioni integrali di Marco Pavone, docente, un libro che ovviamente non conosco. Ultimamente mi hanno scritto anche, ho visto da Salerno, in un vecchio video del sabato, dove mi hanno detto che il libro, vedo che ultimamente stanno uscendo come funghi dei testi interessanti. Ma voi scrivetemi sempre sotto, io non li conosco, non è che compro libri ogni settimana, però comunque mi informerò su questi libri che girano in questo, vanno di moda adesso. Allora, l'esercizio secondo me è molto semplice, cioè, non conosco questo libro, caro Claudio, quindi non so, approfitto per salutare gli amici della Liguria, che è una regione che, diciamo, non sempre mi scrivono, ogni tanto, da Genova, devo dire che so che anche lì sono, il canale arriva anche lì, no? Le frequenze, come si diceva, le frequenze arrivano, come si dicevano i DJ anni 80, arrivano anche lì. Vabbè, scriviamoci a questa funzione a questo punto, da studiare, ci chiedono di studiare se questa funzione è integrabile in senso improprio. Tra l'altro, tra parentesi, in realtà per studiare la convergenza, in realtà questo argomento rientra nell'argomento integrali generalizzati, sommabilità di una funzione che vedrò di trattare in futuro, che in realtà il capitolo sull'integrale improprio è stato fatto mo molto vecchio e diciamo molto parecchio datato. So che c'è qualcuno che sempre si diverte a scrivere: ma che vergogna, video di ci sono cali di frame, la voce non coincide. Ragazzi, purtroppo qualcuno evidentemente studia ingegneria ma non ha ancora capito che i video sono di 6 anni fa, 5 anni fa. Ragazzi, cosa potete pretendere? Questi sono quelli nel corso degli anni. Come avete notato, i video sono notevolmente migliorati di qualità di video e di audio, anche se francamente io fossi in voi, più che pensare ai frame, alla velocità dell'audio, dei video, tutto quanto, io mi preoccuperei, fossi in voi, visto che state preparando l'esame, di essere abbastanza preparati per l'esame. Vedo che siete preparatissimi per giudicare la qualità dei miei video. Vedo però meno prepara vedo una preparazione vedo però non vedo la stessa preparazione in questi argomenti, cari ragazzi. Non mi riferisco a te, Claudio, ma figuriamoci. Mi riferisco a chi si diverte ogni tanto, a chi si diverte, a chi scrive, a chi fa il maestrino e il professore di queste cose. Ragazzi, il canale lo vado a spesare io, cioè sono io che lo mantengo. Non mi mantenete voi. Come tante volte ho detto, se pagaste un canone, allora capirei che uno dovrebbe pretendere sempre maggiore. Ultimamente uno mi ha scritto, è inconcepibile che un canale da 27.000 iscritti abbia una qualità così bassa. Prima di tutto, scrivetemi sotto nei post. Negli ultimi 2 anni, questo video che vedete adesso non mi sembra che sia un video di bassissima qualità. Io utilizzo una Nikon D3003, quindi comunque una reflex, non credo che sia comprata da me. Il microfono è un Rode, no? Come i grandissimi YouTuber consigliano, quindi non credo che sia un video di bassissima qualità. Poi, se può darsi che mi sbagli, poi non è che dobbiamo girare un film di Dario Argento, non è che dobbiamo girare un film o delle riprese di comunque un video di matematica, quindi
E poi, ripeto, se, come tante volte ho detto, se pretendete qualcosa ancora di meglio, io sono il primo a... Fatemi delle donazioni alte, ragazzi. Nessuno fa donazioni alte, a parte qualcuno. Non è che voi mettete lì... se tutti quanti voi, se tutti i 27.000 iscritti donassero 1 euro, 2 euro, io vi garantisco che tutti questi verrebbero investiti per migliorare la qualità del canale. Non mi sembra che io vi dica... Metteteci i soldi, anche perché non ce li mettete i soldi, parliamoci chiaro. Voi parlate in poltrona, voi siete seduti lì, casa vostra, e parlate. Ma ragazzi, la RAI la pagate, giusto? La televisione che vedete la pagate, perché la pagate, la tassa sulla televisione la pagate. Quindi non faccio pagare niente, non pagate niente. Non è una cazzata, ragazzi, scusate la parola, non è una minchiata. Non è così scontato, che io vi faccia i video, le lezioni così gratis. Non è così scontato, assolutamente. Quindi io, fossi in voi, prenderei per buono anche un canale, magari, dove ci sono nei quali ci sono dei video, mi viene in mente quelli su integrali multipli, o i primi video sulla trigonometria, non di alta qualità, tutt'altro, però comunque dove si capisce qualcosa. E un'altra cosa, ragazzi, non vi lamentate come io scrivo così, non sarà chiaro, ma ragazzi, ma i vostri professori, cioè, i vostri docenti all'università, vi lamentate così, vi lamentate, ma magari vi lamentaste così. Ma nessuno parla, ragazzi. Tutti zitti. Subite angherie. Subite tutto qua. Non dite niente. Andate a lamentarvi con loro. Scrivono chiaro loro? Io credo che loro arrivino, si girano e scrivono. Come scrivono? Come scrivono? Chiaro, chiaro. Loro se ne sbattono. Voi prendete gli appunti, pagate. Io, ragazzi, la mia scrittura non è che è arabo. Qualcuno si lamentava, scrivi troppo in piccolo. Vabbè, ragazzi, adeguatevi, voglio dire. Mettete il video in... voglio dire, quante cose non vi stanno bene? Come siete viziati? Siete troppo viziati. I viziati però fanno una brutta fine, in particolare ingegneria. Farete brutta fine, ragazzi, perché beccherete qualcuno che vi farà un mazzo così. I viziati non vanno da nessuna parte. Bisogna avere testa bassa, essere umili, ringraziare e basta, senza fare i viziati, ragazzi. Ma noi siamo un popolo di viziati ormai, troppo viziati, e lo si vede in tutti i campi, troppo viziati. Dovremmo tornare un pochino a essere meno viziati. Chiusa la parentesi. Caro Claudio, adesso mi dedico a te, tutti coloro che sono interessati alla risoluzione di questo integrale, è proprio molto facile. Andiamo a scrivere questo rapporto HDX su GDX, che in pratica sarà quindi HDX è l'arco tangente, dopo questo pistolotto di 5 minuti. Adesso ci sarà qualcuno che dirà: vai fuori dal tema del video, e chi se ne frega, faccio quello che voglio, ragazzi, non è che... qualcuno dice pure questo. Allora, come si studia l'integrabilità in senso improprio di questa funzione? Si studia in questo modo. Intanto mi chiedono di studiarla nell'intervallo 0,1, diciamo, dobbiamo studiare intanto dove la funzione, l'insieme di continuità della funzione, volendo anche il segno, come si fa un po' nelle serie numeriche, ma anche no. Adesso non so il Marco Pavone come studi questa integrabilità proprio di questa funzione. Io direi subito che la funzione è sicuramente continua, quindi f sicuramente è di classe c0 nell'intervallo 0,1, perché come potete notare questa funzione presenta solo un problema. Cioè, la funzione non è definita in x uguale 0. Vedete che qui, se metto 0 qui, mi viene un seno di 0 che è 0, 0 alla 3 mezzi 0, mi viene un denominatore che è nullo e non va bene. E anche qui, se metto a posto di x 0, mi viene un arco tangente di 1 su 0, che non deve venire. Direi che non c'è nient'altro da esaminare. Quindi la funzione è continua in 0, 1, 0 escluso, 1 incluso. Vediamo allora vediamo di esaminare, effettivamente, caro Marco. Caro Claudio, Marco Giampaolo, adesso no, clamoroso. Caro Claudio, dimmi se sei parente di Marco Giampaolo, del buon mister della Sampdoria. Marco Giampaolo, se mi è rimasto questo. In effetti, tu mi scrivi: il libro ne propone una risoluzione non chiarissima. Comincia con la serie che il limite, invece, non è così non chiarissima, è più chiara. Caro Claudio. E qui dobbiamo vedere che succede, come si comporta la funzione nell'intorno destro di 0. Cioè andare a vedere come si comporta per x che tende a 0 destro. Come
Cominciamo col numeratore. Il numeratore, chiamiamolo n di x, che è l'arcotangente di uno squiz. Quindi h di x lo chiamiamo anche, visto che ci aiuta, il libro ci aiuta. Io credo che il libro dica questo, che il libro dice che tende, vediamo cosa tende. Intanto h di x come si comporta quando x tende a 0 destra? Dunque vi ricordo che verrebbe qui un infinitesimo, che tende a 0, perché abbiamo che 1 su 0 destro, un più infinito, l'arco tangente di più infinito è pi greco mezzi, pi greco mezzi meno pi greco mezzi è 0, quindi tende a 0 h di x. Tra l'altro tende a 0 anche g di x, quindi non a fare il limite si presenta nella forma 0 su 0. Tu mi dici, ma probabilmente non chiarissima perché tu non capisci, dici, ma come fai il libro a dire che tende a meno infinito? Beh, avrà eliminato la forma di indecisione determinata a 0 fatto 0. Dunque, nella settimana scorsa, dove ho studiato il carattere di due serie numeriche, vi ho fatto vedere una relazione che era questa. Per x maggiore di 0, vi ho detto come l'arcotangente di x più l'arcotangente di 1 fatto x fosse pari a pi greco mezzi. È solamente un caso che anche questo sabato propongo questa relazione. E quindi guardate, che l'arco tangente di x è pari, quindi portando l'arco tangente di 1 su x a destra, a pi greco mezzi meno l'arco tangente di 1 fatto x. Facciamo quindi notare che, visto che questa è una radice di seno di x al cubo, la funzione è negativa nell'intervallo 0,1. Infatti, se pi greco mezzi meno arco tangente di 1 su x è arco tangente di x, vorrebbe dire che arco tangente di 1 su x è meno pi greco mezzi, quindi h di x, quando x tende a 0 destro, si può anche scrivere come semplicemente meno l'arco tangente di x, no? Con meno davanti, chiaramente. Che però si comporta come meno x, più, se volete, un piccolo di x, perché vi ricordo che per gli sviluppi di per gli sviluppi asintotici, o se volete, di Maclaurin, la tangente x si comporta come x quando x tende a 0 destra, ed è proprio questo. Quindi f di x si comporta come meno x più piccolo di x. Se volete lo piccolo, non lo mettete se non volete utilizzare il resto di peano. Quindi meno x, mettiamo di meno x. Tanto. E stesso discorso vale per g di x che tende a 0. Possiamo dire allora g di x, che in questo caso è la radice quadrata del seno di x, la radice quadrata del seno di x al cubo, ricordo che quando x tende a 0 destro, seno di x si comporta come x, anche lui, questo è un x si comporta come x alla 3 mezzi. E allora capite che questo, il limite, quando x tende a 0 destro, di h di x fratto g di x, quello di f di x, pari a meno x pari al limite, caro Claudio, così che ovviamente il libro immagino che salti dei passaggi, il limite quando x tende a 0 destro di meno x, il meno lo possiamo mettere qui, fratto x alla 3 mezzi, ovvero uguale a meno, il meno lo metto davanti, il limite quando x tende a 0 destro di 1 fratto x alla 1 mezzo, perché sarebbe 1 su x a 3 mezzi meno 1, 3 mezzi meno 2 mezzi è 1 mezzo. Vi ricordo che per la teoria sulle funzioni di confronto, tenendo presente in questo caso la funzione di confronto 1 su x, cancello queste relazioni qua, vi ricordo che tra l'altro, in questo caso, essendo una funzione a termini negativi, me la studio in valore assoluto. Quindi ci metto in valore assoluto. 1 su x meno x con 0 alla alfa, dove in questo caso x con 0 ovviamente è 0, perché stiamo studiando l'intorno destro di 0. Bene, abbiamo la convergenza, cioè l'integrale fra 0 e 1, del modulo di meno 1 su x alla 1 mezzo di 1 sulla radice di x, cioè quindi di 1 sulla radice di x, visto che comunque il meno col modulo se ne va, è un integrale che converge in senso improprio se alfa è strettamente minore di 1. Alfa è 1 mezzo, quindi assolutamente sì. Visto quindi che l'integrale tra 0 e 1
1 su x alla 1 mezzo in valore assoluto in dx è integrale convergente. Per il criterio del confronto asintotico possiamo dire che convergerà in senso improprio. Assolutamente convergerà in senso improprio anche la nostra funzione di partenza. Quindi, caro Claudio, questa assolutamente converge. Il fatto che il libro Marco Pavone dica che il limite quando x tende a 0 destro di questo rapporto sia pari a meno infinito, lo dice perché è una condizione necessaria, perché negli integrali impropri valgono due tipi di condizioni necessarie. La condizione necessaria affinché un integrale converga in senso improprio nell'intorno di infinito, quando x tende a più infinito, è che il limite del rapporto sia nullo. In questo caso il limite deve essere infinito, in questo caso meno infinito. Perché? Perché ovviamente abbiamo in questo caso, ovviamente sotto c'è un infinitesimo di ordine superiore rispetto a quello del numeratore, x alla 3 mezzi x. Ecco perché il testo del Marco Pavone parla di tendenza a meno infinito. Però poi bisogna comunque dire che per la teoria sulle funzioni confronti, visto che questo esponente è un mezzo minore di 1, allora possiamo dire che se converge questa integrale, convergerà anche l'integrale fra 0 di a cosiddetto su x meno pi mezzi fatto seno di x alla 3 mezzi. Quindi quell'integrale è un'integrale che effettivamente converge, è integrabile in senso improprio, converge in senso improprio, nell'intervallo 0 escluso, 1 incluso. Quindi abbiamo risolto facilmente questo esempio col pistolotto iniziale, che tante volte ho ripetuto, ma qualcuno, spero che quelli che sono all'ascolto, scrivetemi sotto quello che ne pensate, anche perché, cari ragazzi, non è che ci rimango male, però ogni tanto poi. Chiaramente ognuno è libero di scrivere quello che vuole e quello che scrive non è che lo cancello, non l'ha sottoscritto. Quindi ognuno è libero di pensarlo in questo paese e dappertutto, siamo in libertà, quindi ognuno può dire quello che vuole. Però francamente, cioè uno può sempre sputare sul piatto dove mangia e dire quello che vuole. Non è, tra l'altro le critiche comunque vengono sempre fatte in maniera, nella maggior parte dei casi, educata. Quindi non posso lamentarmi sul modo in cui vengono poste le cose. Francamente, però, a volte mi lasciano un pochino perplesso. Ma comunque, continuate a criticare in maniera educata il canale. Mi fa piacere che lo facciate comunque, perché comunque, evidentemente, seguite. E comunque, non vi auguro un buon proseguimento, un buon weekend. Prossimo sabato non so cosa proporrò. Continuate però voi, questo che è periodo comunque di esami, stiamo arrivando alla sessione estiva, sessione giugno, luglio e poi settembre. Continuate a propormi esercizi particolari e io avrò il piacere di risolverli il sabato. Ciao a tutti.